Ma c'è stata un'altra vittoria esterna con 4 gol, quella del Pro Palinuro sul campo di Gromola contro l'Erayon. Vediamo le immagini. Questa settimana sono andato con i miei amici, con i miei compaesani del Pro Palinuro che hanno vinto 4-0. Vediamo subito le immagini. Primo tempo che si è chiuso sullo 0-0, punteggio che si sblocca al settimo del secondo tempo. C'è un'azione di contropiede su una respinta con i pugni di Tancredi. La palla arriva da Cresta che serve Fiumerella, poi grande apertura al volo sulla destra per Dinca che scatta, entra in area e con un tiro di piatto destro non lascia scampo a Vicinanza, portiere dell'Erayon. Dunque 1-0 per il Pro Palinuro, una ripartenza sfruttata alla grande, questa del Pro Palinuro, con il servizio sulla destra di Fiumarella per Dinca che mette a segno il gol numero 20 di questo campionato e sale al secondo posto della classifica marcatori, alle spalle di Troiano della Gregoriana e come abbiamo detto questa settimana non ha segnato. Ecco Dinca naturalmente soddisfatto. Al 21esimo arriva il gol del raddoppio. Fiumarella fa tutto da solo, prende palla sulla sinistra, si destreggia in mezzo a tre avversari, entra in area, tira sul primo palo, Vicinanza respinge, poi riprende palla lo stesso Fiumarella che in diagonale non fallisce e realizza la rete del 2-0. Rivediamo questa percussione in area di rigore da parte di Paolo Fiumarella che si vede respingere il primo tiro da vicinanza, poi però riprende la palla e in diagonale realizza il gol del 2-0. Al 33esimo c'è il terzo gol, calcio di punizione di Di Luca, c'è una deviazione della barriera, il tiro di Esposito, interviene il difensore dell'Erayon Longobardi che manda la palla sul palo, poi la stessa carambola su vicinanza e termina in rete, sfortunata dunque autorete di vicinanza su questo tiro di Esposito che prima viene deviato dal difensore, poi palla che va sul palo e poi il portiere che la mette involontariamente nella propria rete. 3-0 per il Pro Palinuro, Pro Palinuro che poi chiude i conti definitivamente al 90esimo. De Luca lancia sulla destra Siervo che effettua un cross in mezzo, colpo di testa in tuffo di Pepoli e palla in rete. Pepoli, Francesco Pepoli che raccoglie questo traversone e batte per la quarta volta il portiere dell'Ereon con questo tuffo di testa. Pepoli che mi ha lasciato anche un messaggio per Massimo, mi ha detto di a Massimo che ancora segno qualche gol, lo faccio anche io. Beh, No, complimenti, ma complimenti a complimenti a Francesco Francesco. Leone, sta facendo un gran campionato Francesco e sono contento per lui perché è un bravo ragazzo, anche se in questa situazione si è visto solo il tuffo che ha fatto E per prendere la qui palla, non ho visto, ma l'operatore, sicuro che ha dove segnato, Remo, ti voglio è sicuro. bene. Qui l'operatore, poi sarei io, sono andato Ti sei un po' distratto un attimo, in Remo. ritardo beh, complimenti naturalmente al Pro Palinuro, questa bella vittoria esterna.